Oggi faremo un sughetto particolare per la pasta. Solitamente così si fa la pasta con le sarde, ma io userò i pezzi di sauro tagliati a pezzettini. Infatti, gli ingredienti saranno prezzemolo, aglio e olio che sto facendo soffriggere, il sauro battuto a coltello, il finocchietto selvatico, i noli e uva passa. Ora vedremo. Mentre l'aglio e olio sta soffriggendo, ci vado ad aggiungere il sauro. Potrebbe essere anche un altro tipo di pesce, potrebbe essere il tonno, il pesce spada, lo sgombro o al limite le sarde, però le sarde dovete trovarle fresche e sfilettarle con le mani, non col coltello. Comunque, vedete, io faccio questa operazione così vado, ci ho messo anche l'uovo del pesce, vedete, questo è l'uovo del pesce, la bottarga che è molto pregiata. Vado a mescolarlo finché cambia colore e diventa bianco. Ho cambiato colore, ci aggiungo l'uva passa, i noli e il finocchietto e do un'altra giratina. Deve cuocere pochissimo. Quando sto per scolare la pasta, aggiungerò un cucchiaio di acqua di cottura della pasta e ci andrò a mantecare la pasta. In una padellina ci ho messo un filo d'olio d'oliva, dove sto aggiungendo, ho aggiunto un po' di pan grattato condito con l'aglio, col prezzemolo, col pecorino, sale e pepe, e lo faccio un pochino brustolire. Con questo ci andrò a mantecare la pasta prima di servirla a tavola. La mollica si è abbrustolita e ora la lasciamo raffreddare. Andiamo a fare la pasta. Mettiamo piatto molto gradito.